Sternatia gode di un importante patrimonio storico-artistico-religioso, retaggio della fede e della devozione cristiana che è ancorata nelle genti di questo affascinante territorio. La cappella di San Vito fu riedificata nel 600 su un impianto strutturale più antico di probabile origine medievale. L'edificio si colloca lungo l'asse viario che un tempo collegava il paese con Lecce. La chiesetta ha subito nel corso dei secoli numerose modifiche e al suo interno si possono ammirare diversi affreschi devozionali, tra i quali spicca il Santo Martire Vito. Sulla strada di raccordo tra Sternatia e Galugnano sorge la chiesa della Madonna degli Angeli. In passato il sacro edificio era annesso ad un piccolo convento dei frati francescani, comunità religiosa che ha operato a Sternatia a partire dal 500. Le forme architettoniche sono molto semplici e lineari, come si evince dalla facciata decorata da un piccolo portale in pietra e da una croce lapidea sormontata in cima. Ad oggi rimane ben poco della struttura conventuale francescana, mentre è ancora viva la devozione del popolo che si manifesta in particolare il giovedì dopo la Pasqua, con festeggiamenti religiosi e attività ludiche di comunità. La cappella della Madonna dei Farauli è situata lungo la strada rurale che conduce a Martignano e prende il nome dalla contrada in cui è situata. La piccola chiesa gode di un interessante portale decorato da due semicolonne e da una scolpitura posizionata sull'architrave. La chiesa ha subito importanti modifiche nel corso del Novecento, ma al suo interno si conservano diversi affreschi parietali ed un altare realizzato nel Settecento dallo scultore Emanuele Orfano. Le piccole architetture religiose sternatesi si collocano nella fascinosa campagna circostante all'abitato, come testimonianza dell'antica storia delle genti di questa terra.